Le cose cambiano quando nella relativa è usato il modo congiuntivo. Consideriamo questo esempio. Galli, Sagittaris, usi sunt, qui nostrorum impetum sustinerent. Qui nostrorum impetum sustinerent è la subordinata relativa che è costruita con l'imperfetto congiuntivo sustinerent. Prima di tradurre, facciamo l'analisi del periodo. Galli impugna Sagittaris, usi sunt, è la principale. Qui nostrorum impetum sustinerent è la subordinata relativa con il congiuntivo imperfetto. In prima battuta traduciamo l'imperfetto congiuntivo della relativa con il corrispondente congiuntivo imperfetto italiano. I Galli usarono gli arcieri che sostenessero l'assalto dei nostri. La traduzione con il congiuntivo ci aiuta a capire che la relativa in questo caso non ha funzione di attributo, non aggiunge cioè un'informazione sugli arcieri, indicandone una particolare caratteristica, ma precisa lo scopo per cui vengono usati, per sostenere l'assalto dei nostri. Quindi siamo in presenza di una relativa con valore finale. I Galli usarono gli arcieri in battaglia affinché sostenessero l'assalto dei nostri, per sostenere l'assalto dei nostri. Una relativa costruita con il congiuntivo e non con l'indicativo è in genere, e sottolineiamo in genere, una relativa impropria. Che cos'è una relativa impropria? È una relativa che assume la funzione di una subordinata circostanziale, cioè di una subordinata che nel periodo svolge la funzione di complemento indiretto. Quindi una relativa impropria può anche assumere altri valori, come per esempio il valore di una subordinata consecutiva.